Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a come beccarsi una denuncia dalla Disney in questo bellissimo Frozen Simulator in cui Ayano è vestita come Anna. Adesso mi prendo il copyright. Ecco, come potete notare, la nostra Ayano adesso non è più la solita apatica con i capelli neri e gli occhi grigiastri, ma è una bellissima Anna di Frozen, con la gonna un pochino più corta e con tanto di foto di Elsa e Anna attaccate alla parete e ovviamente anche le tende a tema e immancabile la porta che si vede nel film. Quindi Ayano, per favore, vai a scuola adesso che è meglio. Wow, ora sì che sono Anna, ora sì che sono Anna, ma potrei anche essere Elsa però, eh. Ok, quindi G e K, ok, interessante. Zitta Elsa, zitta Elsa, Elsa stai zitta, zitta Elsa. Ok, posso anche cambiarle vestito, mi fa molto piacere saperlo, ma se non sta zitta mi fa prendere il copyright. Stai zitta, stai zitta! Marshmallow! Guardate che bellino, è il mostro che ha creato Elsa per tenere lontana Anna e compagnia bella. E poi abbiamo... Che cavolo c'è qui? Questo blocco nero invisibile non mi interessa. Ovviamente abbiamo Olaf, anche messo qui nel mezzo della scuola, che cosa puccia e simpatica, e tutti gli studenti che sono vestiti come se fosse inverno. Ogni tanto capita che arrivi l'inverno nelle scuole, effettivamente. Ma senpai, senpai dov'è? Oh, ciao Anna! Ciao Anna! Ciao Anna! Parlami, sorella, parlami! Anna, parlami, sorella, parlami, voglio che tu mi parli! Parlami, Anna, Anna, calcolami! Ma quella sono io! Ci sono delle cose che non tornano. Questa è Anna, questa è Elsa e questa è un'altra Elsa. E poi ci sono io che sono l'altra Elsa ancora. Ci sono tante cose che non mi tornano neanche un po'. Ma va bene, nel mondo della Disney tutto è possibile. Ciao senpai, ciao senpai, senpai. Sono una regina adesso, ti può piacere di più questa cosa? No, evidentemente a senpai non frega niente del fatto che possa essere una regina. Le armi. Voglio il fiocco di neve. Come si fa a prendere quel fiocco di neve? È questo, che carino. Sembra la bacchetta magica della regina Elsa. Questa che cosa sarebbe? Ah, ok, è l'NPC del club che esisteva un tempo. Oh, guarda, ci sono disegnate le Elsa alla lavagna con scritto Let it go. Eh beh, ovviamente, cosa volete che ci fosse scritto mai? Però mi domando, se adesso Elsa per qualche motivo impazzisse un po'... bello il sangue che fa i fiocchi di neve. Oh, guarda, è ritornata anche lei. E si vede che questa mod è un pochino vecchia. Ciao. Ciao, io sono la regina, io le ho condannate perché hanno fatto cose che non dovevano fare, tipo vivere, tipo provarci con senpai. No, 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 tu non pensare di scappare, io sono la regina di Arendelle, non si può scappare la regina di Arendelle, vieni qua, dove sei andata? Le animazioni, quante cose magiche che ci sono da scoprire qua dentro. Ma se io uccidessi me stessa? Se io uccidessi me stessa cosa accadrebbe? Ops. Ops, con quanta cattiveria, ma lo posso considerare un suicidio? No, 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 no. No, 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 no. No, mi stanno circondando, no, 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 andate via, anche la mia me stessa mi ha catturato. Va bene, bellissimo. Dai, per stavolta posso anche essere Anna con i miei occhioni blu, le lentiggini, il rossetto e le lunghe trecce rosse. E andiamo a vedere che c'è una mia clone proprio qui davanti a me. Ciao Anna. Ciao Anna, ciao altra Anna, piacere di conoscerti, non ci somigliamo affatto, assolutamente, no, 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 per niente. Ma questa statua di Elsa qui fuori dalla scuola, che è inquietante come lo schifo, deve proprio starci? Ciao statua di mia sorella, ciao statua inquietante di mia sorella, ciao statua super inquietante di mia sorella. Gli alberi giustamente sono tutti morti perché hanno freddo pure loro. E il gattino! Il gattino c'è! Il gattino c'è ed è perfettamente normale, in salute. Buon per lui che non è completamente impazzito. Si vede il castello di Elsa, ma ci si può entrare? Ho paura di no. E invece sì! E invece sì! Non ci si può salire sopra, ma comunque si apprezza lo sforzo. Che bello, che bello, che bello! Vabbè, il castello di Elsa giustamente è vicino alla scuola, perché magari durante le lezioni vuole stare un po' per conto suo e se ne va lì. Fiocchi di neve ovunque, tutte porte che sembrano quelle di Elsa, mi sembra normale. Oppure vari pannelli di ghiaccio messi lì come decorazione, perché le finestre sono più belle ghiacciate. Qui nella stanza del club dell'occulto sono cambiate molte cose. Intanto sul tappeto c'è Elsa e Marshmallow. Il teschio è diventato blu e il coltello è diventato... Vabbè, quello è rimasto normale.
E qui adesso invece di altri libri hanno direttamente Frozen, perché sì, il tipico DVD di Frozen che usano al Club dell'Occulto, mi sembra giusto. Cocona? Ma pure tu sei qua? Ma chi t'aveva mai visto? Credevo che l'avesse travestita da Elsa o qualcosa del genere, invece no, c'è proprio Cocona normale, qui tutto ha cambiato colore, peccato, questa stanza un tempo era rosa, o è diventata verdolina, facciamo su una risata. Ma come rido? Ma che risata è questa? Amazing smell. Chocolate. What is that amazing smell? Chocolate. Apparentemente quando Elsa e Anna ridono pensano al cioccolato perché le mette di buon umore, ok, mi sembra tutto logico effettivamente. Il fatto comunque che si sentano due voci quando ride una sola è inquietante da morire. Cosa? There'll be music, there'll be light. Perché sta cantando? Gli ho detto di andare sul tetto con Cocona. Ma che reazione è questa? Perché canti? Ti dico vai con Cocona sul tetto e tu mi canti in faccia. Ok, tra l'altro se notate tutte le scritte sono fatte con il font di Frozen, tipo quella dell'ufficio del console. A proposito del console, andiamoci un po'. Vabbè, qui è tutto più o meno normale, dai, non è cambiato niente. La pala però adesso è molto più rosa e più carina apparentemente. Posso usarla per scavare le buche per nasconderci dentro Cocona, ma per il momento non lo farò, anzi sì lo farò perché sono una principessa, ma sono comunque brava a scavare le buche e Anna purtroppo ha avuto molto tempo libero durante la sua infanzia, ha imparato a fare tante cose diverse. Io comunque mi domando se adesso Elsa o Anna decidessero di cambiarsi i vestiti, che vestiti di ricambio si sono portate? Diamo un'occhiata. Allora, mettiamo che voglio mettermi un uniforme per fare ginnastica. Beh, sì, dai, ricorda moltissimo il vestito di Anna, molto carino, con i jeans così, sì, dai, molto Arendelle style. E se invece volessi fare il bagno? Con questo freddo non so come fare ad averne voglia, ma facciamo finta. Stesso simbolo di Arendelle, perché è carino, pucciosino, ok, mi fa piacere vedere che hanno pensato anche a questo. Io però mi domando, vediamo se anche Anna, come Elsa, può girarsi tranquillamente nuda in mezzo alla neve e non le succede niente. Dai Anna, canta con me! The cold never bothered me anyway. Ma secondo voi se mi metto a girare insieme a loro, mica si accorgerà della mia presenza, vero? No, 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 assolutamente, assolutamente non si accorgerà nessuno. Ciao, ciao, sono Elsa! Ciao, sono Elsa e sono bellissima. E sono anche un pochino timida perché, insomma, sono stata chiusa dentro una stanza per tutta la vita e non so bene come comportarmi in pubblico. Tutto sommato, essere la regina di Arendelle comporta parecchie responsabilità di cui uno potrebbe anche volentieri farne a meno. E in fondo non ci sarebbe niente di male se andassi dai miei sudditi e richiedessi un tributo per quello che io faccio sempre per loro. Sono troppi! Basta, ho troppi sudditi, non posso tenerli tutti quanti, bisogna che qualcuno sparisca ogni tanto da questo posto perché, ops, sono un pochino troppo. No, non t'azzardare, No, 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 no. Com'è che questa è rimasta qui a parlare tranquillamente mentre io, Ciao, ciao Cocona. Oggi per la prima volta giù dal tetto non cadrai. Avevo già l'arma in mano, voglio dire, sarebbe stato un peccato non usarla, no? Comunque improvvisamente sono diventata Anna, non so se avete notato. No, la gente scappa! La gente scappa! Ops! Oh no! Ma no, 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 no! No, senpai, no, guarda, io in realtà non avevo cattive intenzioni. No, ok, forse ce l'avevo, ok. No, senpai mi ha visto. Ok, ho l'impressione che la nostra Yano barra Anna barra Elsa barra quello che vi pare si sia divertita a sufficienza. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa mod e di questi vestiti bellissimi che sono stati creati solamente per dire wow, sono bella, affascinante, brava e parlo da sola. E qui si sono messe tutte e tre a chiacchierare in cerchio e direi che io potrei anche mettermi qua e fare in modo che nessuno mi noti perché mi mimetizzo alla perfezione con tutte. Ciao, Elsa kawaii! Guardami Elsa, guardami Elsa, Elsa guardami, guardami! No, Elsa non mi guarda, l'altra Elsa invece, l'altra Elsa proprio non se ne è neanche accorta della mia presenza, sì se ne è accorta, lei è d'accordo. Apparentemente quando diventa regina dei ghiacci Elsa diventa un pochino più scontrosetta. Quindi vi lascio il link in descrizione se anche voi volete provare questa mod. Grazie a tutti, alla prossima! Con Kirian Eternal Love. Ciao! E mi raccomando, non importa se siete principesse Disney, sarete comunque delle yandere. Ciao ciao!